Se Napolitano ci chiedesse di fare un governo col PD, piuttosto esco dal movimento. Già Roberto Casaleggio non usa mezzi termini per dire che col Partito Democratico mai. Boccia l'ipotesi senza riserve, un governo PD 5 Stelle impraticabile. In un'intervista di quasi mezz'ora con il giornalista Nuzzi, postata oggi sul blog di Beppe Grillo, il cosiddetto guru del Movimento 5 Stelle, l'ideologo del gruppo, fa le sue previsioni per i prossimi mesi, prospettive a tinte fosche. Io penso che il Paese avrà nei prossimi mesi, non so quanti mesi, purtroppo uno shock economico. Questo shock economico potrebbe portare o a una ridefinizione della rappresentanza politica, cioè non quella attuale, oppure a uno spostamento dalla politica, da problemi cosiddetti politici, a problemi di carattere sociale. Certo. Disordini, rivolte. Non proprio una guerra civile, precisa Casaleggio, ma problemi di ordine pubblico, tensioni alle stelle. Se non ci dovesse essere una svolta economica e politica, non credo ai sondaggi, dice, e nega un calo di consensi dei 5 Stelle. Nell'intervista si parla di democrazia digitale, dei partiti definiti organizzazioni arcaiche. Casaleggio racconta del colloquio al Quirinale con Giorgio Napolitano. È stato un incontro cordiale, ho trovato una persona disponibile ad ascoltarci, dice, ma non fa sconti nemmeno al capo dello Stato, al suo secondo settennato, che dice la Costituzione italiana implicitamente esclude. Quali sono i limiti di Napolitano, secondo lei? Io credo soprattutto l'età. L'età e poi il fatto che insieme a molte altre persone che oggi sono in politica da molti anni.